Siamo persi la mamma nel tunnel. Buongiorno, oggi il mio sarà il mio posto preferito, Niagara Falls. È la quarta volta che ci vado, ma questa volta sarà diverso perché ci sono persone diverse, quindi andiamo a vedere Niagara Falls. Mancano 122 chilometri ad arrivare. Fermi un attimino nel traffico di Toronto. Eccoci arrivati a Niagara Falls con Tim Morton alle mie spalle e un negozio di souvenir dall'altra parte. Ora è tempo di andare a vedere le cascate. Vediamo se sono emozionati. Sei emozionato? Certo. Quanto da 1 a 10? 25. Vediamo mia madre. Mamma, quanto sei emozionata di vedere le cascate? Guarda, da 1 a 10. 11. Lui è 25. Eh no, vabbè, devo anche vedere se dopo dirò qualcosa. Adesso vediamo, okay. Perché, adesso andiamo a vederle. Già 11 per me è tanto. Allora, mi sto avvicinando e sto realizzando un sogno. Il sogno canadese? Sì, il sogno canadese di vedere le cascate nel Niagara. Ecco, andiamo a vederle. Non ho parole, pensavo fossero più alte, più imponenti. Più imponenti, più acqua, più tutto. E invece, sinceramente, sì, beh, acqua scenderà parecchia, anche perché noi siamo in alto poi. Sì, adesso ci avviciniamo. Visita al bagno fatto, com'era? Pulito. Vero? La tizia si è messa anche a pulire tutto bene quando sono entrata io. No, ma era deserto. Noi avevamo la tizia che puliva, quindi è super pulito era il nostro bagno. Adesso aspettiamo mia madre e andiamo a vedere le cascate da più vicino. Come erano i bagni, mamma? Pulitissimi, gli ho fatto anche una foto perché erano pulitissimi, c'era la carta, c'era il detergente per le mani, l'acqua scendeva, mi sono asciugata anche le mani, perfetti. Perfetti, andiamo a fare un tour del bagno. Va bene. Ok, tour del bagno finito. Qua in Canada hanno il Canadopoli. Siamo andati a fare un po' di shopping, poi vi facciamo vedere cosa abbiamo preso. Allora, dai, capito. Ora si torna alle cascate del Niagara. E mamma, fai vedere dai il tuo acquisto, cosa hai preso? Capellino, perché non ce l'ho. Adesso bisognerebbe togliere il prezzo. Esatto, sfoggia il tuo capellino con scritto Niagara Falls, Canada. Amazing. Bellissimo, vero? Che fighetta sono! Un cartellino! E ora si va a pranzare al Queen's Victoria Place.
mangiamo con vista sulle Niagara Falls. Non male. Come veri signori. Come veri signori. Allora, abbiamo preso gli assaggi di birre, che adesso vi mostreremo. Ecco qua le birre. Allora, questa è College. Questa? Non te lo ricordi. Quella? Ho preso una per tipologia. Ok. Questa è Ale, Iva, Pilsner. Easy. Easy IPA. Ok, proviamole. Bella fruttata, questa non mi piace, troppo fluidi. Questa è la pizza, molto leggera, del Noir. Quella è la più leggera che la provo anch'io, però la più leggera. Sì, questa non è, la pizza non è malvagia, ma quella è troppo fruttata. Il papà è terribile. Vero? Ecco, questa è proprio... Quella è la birra che per resto è a 40 gradi. Sì, sì, questa è buona. Allora, provo quella lì. Buone. Non tutte, c'è quella, la IPA, che è terribile. Questa è proprio vietata dal commercio d'oggi. È arrivato il pranzo. Allora, per me è un hamburger. Per mia mamma una insalata... Di con il pollo, patate e verdure, e per Michael un altro hamburger senza praticamente niente, solo bacon e hamburger. Bene, buon appetito. Buon appetito. Anche i colori. Anche questo mi piace. Molto molto buono. Man mano che ti avvicini sono sempre più belle, sinceramente. Vedendole da lontano non sembra un granché, mentre così vedi la forza della natura. Belle. Allora, questo è il tunnel da laggiù, quello che abbiamo fatto l'altra volta, che vedi tutte le cascate. Okay. Adesso proveremo un altro nuovo, che non so dove sia. Okay. Dovrebbe essere più avanti, dove c'è quello spuntone lì, dovrebbe essere quella zona lì. Stiamo entrando, abbiamo i biglietti, siamo pronti. Siete pronti? Prontissimi! Abbiamo i cosi, adesso ce lo mettiamo. A lavarci. Stiamo avviando nel tunnel. C'è odore di tutto. Siamo proprio dietro la cascata. Vediamo un altro punto di questi tunnel. Che figata! Mi sto lavando! Mi sto lavando, ma sono lì! Siamo
siamo sotto le cascate. Un uragano. Che figata, guarda proprio qua. Madonna quanta acqua. Ma che spettacolo. Questo vale le cascate del Niagara. Non si vedrà niente. Le cascate del Niagara. Siamo persi la mamma nel tunnel, ora è un problema. La stiamo cercando avanti e indietro, ma non la troviamo. Ed è un grosso problema perché non possiamo chiamarla, visto che non hanno però funzionato. Speriamo davvero che riusciamo a recuperarla. La mamma continuiamo a non trovarla, quindi vado su a vedere se è salita e Michael sta giù. Preoccupare, guardate dov'è finita mia madre. No, siete voi che siete spariti improvvisamente. No, eravamo lì. No. Non vi ho più trovato. Adesso devo chiamare Michael che è rimasto giù. No, non vi ho più trovato. Mamma ritrovata. È ancora viva. Era al gift shop a prendere della roba. Bella, tranquilla e niente. Niente. A posto. Ciao. Allora, recensione bagno. Abbastanza pulito. Però sono molto profondi. Però il sapone c'è, sapone e c'è anche la carta igienica c'è. E poi era pulito. Sì, sono abbastanza puliti, dai. No, va bene. Sono approvato questo bagno, no? Sì, non ci si può lamentare. Vediamo Michael cosa ne pensa. Cosa ne pensi del bagno? Meno pulito dell'altro. No, mancava un po' il sapone. Ah, da noi c'era, però hai visto il lavandino com'è profondo? Sì, devi lavarti fino a qui. Scusa, fino a dove? E ora Dinosaur Adventure Go. Che colorate, io penso c'è la rana. Tantissima gente che gioca qua. Oh, sempre, eh? Cosa hai contro la mia panina arancio? Questa fantastica partita, sì. Dopo la quarta volta. Non male, ho perso il mio tocco magico perché la prima ho fatto con due tiri la prima buca e il tocco magico. Adesso sto un po' perdendo, ma non usiamo la fortuna. C'è ancora strada, può ancora perdere. Dopo un secondo riconteggio, la partita è finita in parità. 64-64. Macchina riconsegnata, siamo a casa adesso moriamo e ci laviamo. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi e commentate con hashtag cascata del Niagara. Ok, commentate, alla prossima, ciao. Ciao.